Shiva da anni è sulla bocca di tutti per le sue qualità e le sue innumerevoli hit. Il rapper milanese ha scalato le classifiche e ottenuto sempre più spazio e considerazione all'interno della scena, passando da ragazzino prodigio a rapper fatto e finito, pronto a prendersi tutto. L'ultimo suo album, Santana Season, è uscito il 9 giugno 2023. Dopo l'estate ha pubblicato Syrup, altra hit che ha catturato subito i suoi fan e non solo. Le ultime uscite sono Everyday, dove insieme a Dan e Gelier cavalca il tappeto messo a disposizione da Takagi Ketra, e infine Freaky, brano insieme a Nicki Savage presente all'interno dell'ultimo album degli Slings. Tralasciando un attimo la musica, che non sarà argomento del video, oggi analizzeremo la notizia che ha scosso i fan e non solo: Shiva arrestato con l'accusa di tentato omicidio. Ma andiamo con ordine. Il rapper, che ha compiuto 24 anni quest'anno, è accusato di aver sparato alcuni colpi di pistola contro due persone fuori dalla sede della sua etichetta Milano Ovest, in via Cusago, a Settimo Milanese, in provincia di Milano. Secondo quanto riferiscono gli inquirenti, lo scorso 11 luglio, due persone intorno alle 20 avrebbero aggredito il rapper nel parcheggio della sua casa discografica, e Shiva avrebbe risposto sparandogli e ferendogli alle gambe. Le indagini si sono basate sui filmati delle telecamere di sorveglianza e su quanto riportato da alcuni testimoni. Sul posto, dopo la sparatoria, era stato trovato soltanto uno dei feriti, un 24enne, che era stato colpito di strisce da un proiettile e aveva rifiutato il ricovero. Poco dopo la sparatoria, uno dei due si era presentato al pronto soccorso all'ospedale di Vimercate, con una ferita d'arma da fuoco a una gamba. Alla richiesta di spiegazioni, aveva detto, mentendo, di essere stato aggredito da 5 persone che non conosceva. Gli agenti della squadra mobile, intervenuti per indagare, hanno poi ricostruito l'agguato verosimilmente legato a vecchi dissidi all'interno del rap game. Dalle immagini delle telecamere di sorveglianza del parcheggio che sono state rese disponibili, si vedono chiaramente tutte le fasi della tentata aggressione, poi finita con la sparatoria. Si vede l'arrivo di due uomini incappucciati che rimarranno successivamente feriti dopo le reazioni di Shiva, che impugna l'arma e spara. Al momento il rapper si trova detenuto a San Vittore, in attesa di capire cosa succederà ora. Adesso non resta che aspettare per capire gli sviluppi di questa vicenda e vedere cosa succederà a Shiva. Avevate sentito la notizia? La carriera di Shiva è a rischio? Fateci sapere la vostra opinione con un commento qua sotto. E non dimenticatevi di condividere il video con i vostri amici. Ricordatevi anche di lasciare un like se il video vi è piaciuto, di iscrivervi al canale e attivare la campanella per non perdervi le uscite di tutti i prossimi video.